Buon pomeriggio, cari amici. Sono Andrea Lopopolo, il maestro chef della frutta. Molti di voi mi conoscono, altri no, ma sicuramente conoscerete quella che è la mia passione di intagliare i vegetali e la frutta seguendo la tecnica Thai. Oggi vi voglio intagliare un meloncino, farò una rosa con delle foglie e vi farò vedere tutti i passaggi dalla A alla Z. Questo sarà un video che durerà circa un quarto d'ora. Non aumenterò la velocità, ma sarà un video che rispetterà i tempi giusti, in modo da farvi vedere passaggio dopo passaggio e in modo che voi potete acquisire delle piccole nozioni e potete provare a casa vostra a ripetere questa lezione e a provare anche voi a fare delle piccole sculture. Innanzitutto, per intagliare, quest'arte prevede l'utilizzo di questo coltellino, che come vedete questo è il coltellino Thai, ha una lama molto flessibile, è un bisturi, e questo ci permette, anche per il fatto che ruota, di poter lavorare bene su qualsiasi tipo di vegetale, dopo vi spiegherò bene. Sicuramente molti di voi a casa non ce l'avranno questo coltellino, ma sicuramente forse avrete uno spelucchino che per gli inizi, per le prime pratiche, va bene lo stesso, oppure un coltello così sottile. Vanno pure bene per potersi iniziare a fare le prime esercitazioni sui vegetali e la frutta. Quest'arte rappresenta la natura, quindi se voi osservate la natura, vedrete che è fatta tutta di forme tondeggianti, forme rotonde, fatta di cerchi, semicerchi, forme ovali. E noi oggi dobbiamo riprodurre la natura su questo melone. Iniziamo subito. Una caratteristica importante che vi dirò più volte in questo video è l'impugnatura a penna. In pratica il coltellino lo dovete tenere come una penna. Questo tipo di coltellino è fatto apposta in maniera tale che ci permette di fare questo movimento qua e di poter lavorare e creare forme sempre più tondeggianti. Ma iniziamo subito. Vado a levare la buccia. Ne ho levata pochissima di buccia, come vedete, tutta la materia l'ho lasciata. E adesso con il coltellino completamente in verticale vado a fare un'incisione come se avessi la penna in mano e vado a disegnare un cerchio . Dopodiché il mio compito è quello di mettere in evidenza questo cerchio, quindi andrò a levare un po' di materia, vedete, tengo il coltello sempre quasi diritto, anche se non vi è venuto perfettamente circolare, non vi preoccupate che tanto dopo man mano lo aggiusterete. Adesso, come vi ho fatto vedere, il centro di questa rosa è abbastanza chiuso, i petali sono chiusi e man mano fa questo movimento e tende ad aprirsi. Quindi noi qua abbiamo un cono che si va a creare per dare la chiusura dei petali. Quindi noi adesso andiamo a creare un cono dove la base superiore sarà più piccola della base inferiore. E ora andiamo a disegnare i nostri petali. Parto da sotto, disegno, vedete che disegno, quindi con l'impugnatura a penna, come se avete una penna in mano,
con la punta vado a incidere un semicerchio, arrivo alla base sopra e riscendo sotto. Vedete, ho fatto un semicerchio, quindi da sotto sono arrivato all'estremità dove la parte orizzontale si incontra con la parte verticale del nostro cono che abbiamo creato, e sono sceso sotto, sgrasso, e come vedete ho fatto il vostro petalo. Come in una rosa, i petali sono accavallati tra di loro, sono intrecciati tra di loro. Anche in questo caso partiamo da metà petalo, parto da sotto e faccio questo movimento qua e creo il secondo petalo. E così per chiudere. Vedete? Adesso, se voi ci fate caso, la punta qua dove i petali stanno chiusi tende ad abbassarsi sempre di più per dare l'effetto di profondità e di chiusura. Quindi noi sgrassiamo un pochettino e iniziamo ad abbassare, ora che facciamo gli altri petali, sempre di più la punta. Quindi man mano scendiamo. Altro petalo. Ed ecco, abbiamo fatto il centro della nostra rosa. Ora andiamo a fare i petali esterni. Creo la base, disegno il petalo e sgrasso per mettere in evidenza. Da metà petalo proseguo e sgrasso per mettere in evidenza. Creo una base che va da metà petalo e sgrasso per mettere in evidenza. E unisco con l'ultimo petalo per ottenere questo risultato. Dopodiché metto un po' evidenza la rosa e inizio a creare delle basi. Voi a casa, per fare delle basi uguali, vi conviene dividervele con un pennarello, con una penna, oppure potete fare una tacchettina così, e cercate di fare delle basi tutte uguali. Io vado a mano anche per fare veloce e non fare un video troppo lungo. Adesso queste sono le basi che ho creato. Da qua sotto semicerchio, semicerchio e punta. Come se stessi disegnando, immaginate di avere una penna in mano e di disegnare qua sopra un semicerchio. Quindi io andrò a fare questo lavoro qua. Dopodiché gli do alla foglioletta le venature. Per ottenere questo risultato. Sgrasso.
faccio uguale sotto. Vedete? Riparto da qua sotto, faccio un'incisione, disegno un semicerchio, mi fermo qua, rifaccio un altro semicerchio, unisco, bene, unico con la punta e faccio sempre lo stesso lavoro. Grasso e metto in evidenza per ottenere la vostra rosa con i petali. Mi potete trovare sulla mia pagina Andrea Lo Popolo, il maestro chef della frutta, su Facebook, oppure potete trovare questo video in Accademia Chef della Frutta, o se no lo potrete trovare su YouTube nel mio canale Andrea Lo Popolo. Un abbraccio a tutti quanti voi, andrà tutto bene. Buon pomeriggio.